Dopo il successo del primo libro Senza te, pubblicato dalla Feltrinelli 2 anni fa, questo giovanissimo prodigio ripropone il tema generazionale raccontando le vicende di 6 personaggi, tutti racchiusi tra i 25 e i 27 anni, apparentemente distanti anni luce tra loro, ma che si ritroveranno a vivere un'esperienza comune che li porterà a soffermarsi sugli errori fatti nel passato, provando a rimediare e a ripartire, appunto da qui. Comune denominatore dei libri di Laganà rimane sempre la musica. Ogni frammento di racconto infatti viene spezzato da alcuni brani musicali attinenti al raccontato, che permettono a qualunque tipo di lettore di ogni età di immedesimarsi ancora meglio nella vicenda. La mia parte per questa sera è finita, lascio la parola a Edoardo Di Lorenzo e vi auguro ancora a tutti voi una buona serata. La sede a Battipaglia e che debutta come casa editrice proprio con il libro di Andrea. Lascio la parola a te. Salve, prima di tutto voglio anche io ringraziarvi a nome della casa editrice Conciliaform di essere venuti qui stasera alla presentazione del libro di un nostro concittadino, Andrea Laganà. Io vi presento, sono la dottoressa Susi Garoppoli, dell'ente di formazione Concilia Qui. Io sono stata una delle prime lettrici come casa editrice del libro e vi confido che dopo aver letto il libro mandai un messaggio ad Andrea, poi ci incontrammo e gli ordinai di scrivere il libro, di pubblicare il libro. Devi, imperativo, pubblicare il libro. Perché? Perché è un libro che vale, è un libro entusiasmante, è un libro accattivante, è un buon libro, è un libro di qualità. Oggi purtroppo ci sono tanti libri e tanti libri non sono di qualità. La casa editrice questo ha l'obbligo di notarlo, di vederlo, di capirlo. Beh, io ora ovviamente passo la parola all'autore, già è pronto, è agitato. No, io ho il piacere di essere amico con Andrea e quindi di poter cogliere non solo l'aspetto così esteriore, ma andare un attimino più in profondità. Secondo me un suo grande pregio, se mi permetti, e il suo essere a volte schivo, nel senso che è facile dire io scrivo il libro, io faccio questo, io faccio quello, poi quello che conta è come lo si fa. Lui lo fa bene e non si fa pubblicità, anzi a mio avviso a volte tende a rimanere forse un po' troppo nell'ombra. Lui secondo me scrive dei prodotti di qualità, non ama farsi pubblicità, a volte inutile, e forse questo è proprio una sua grande forza, non la quantità delle parole ma la qualità. Va bene, come ti è piaciuta la presentazione? Bene, ora passo la parola a lui perché so che ha in mente il suo discorso, quindi non glielo voglio toccare, so che vi leggerà alcuni passaggi e poi dopo riprendiamo un attimino il discorso. Vai! Grazie Eddie, grazie logicamente anche a Susi, Elena e Pietro della casa editrice Conciliaform che hanno creduto fortemente in questo progetto, l'hanno realizzato e ce l'hanno regalato davvero in modo molto bello. Ringrazio voi di essere venuti, un grande numero, davvero mi commuovete, è una cosa, non è facile. Niente, che dire, l'altro giorno sono andato all'ufficio protocollo qui dietro per fare le carte, per preparare un po' tutta la situazione qui, e c'era il signore dietro che mi diceva che tipo di libro hai scritto. Niente, là per là io ho detto ho scritto un romanzo, però in realtà non è un romanzo questo, o meglio, è un romanzo, però vicino ci metterei la parola generazionale. Perché qui c'è la mia generazione che parla, non sono così vanesio da dire che io sono portavoce della mia generazione, però ho provato a dargli voce a una mia generazione che troppo spesso viene calpestata, dimenticata, stuprata da una classe dirigente e politica corrotta e mafiosa che ci ha tolto la cosa più bella che noi giovani abbiamo, vale a dire il futuro. Ho cercato di
dare un punto, di mettere un punto alla mia generazione, dire ok, finora è successo questo, ora mettiamo un punto, andiamo da capo, è da qui che dà vita la nuova vita della nostra generazione. Questo è un libro che non parla solamente della mia generazione, o perlomeno non vuole parlare solamente della mia generazione, vuole parlare un po' a tutti, a quelli che sono davanti a noi, vale a dire le persone più grandi, ma anche ai miei alunni lì dietro, per esempio, che sono un po' più giovani e vogliono ascoltare, vogliono leggere queste parole. Forse capiranno davvero tanto anche di quella che è la storia della nostra generazione. Lo facciamo in due, l'ho fatto perlomeno, ho preferito farlo in due modi, usando due fattori principali, vale a dire la musica e l'amore. Ho parlato tantissimo di musica in questo libro perché, arrivando da una formazione radiofonica di 10 anni, forse l'unica, parlava di cultura Edoardo, forse l'unica cosa bella della nostra città a livello di cultura è proprio la radio Castelluccio, che va avanti da 37 anni, è l'unica cosa bella davvero di questa nostra città troppo spesso martoriata. Ebbene, in musica ho provato a parlare e di farlo con le voci di questi personaggi, di questi ragazzi, di questi giovani della nostra età. E poi ci ho messo anche la parola amore vicino, perché parlo di musica e di amore. Di amore perché la mia generazione è una generazione che sa amare tanto, lo sa fare in modo forte, in modo pieno, a volte anche facendosi male, a volte anche in modo unilaterale, però lo fa e lo fa davvero, davvero molto bene. E lo faccio facendo parlare 6 persone in questo libro. E queste 6 persone sono un po' lo specchio della nostra società, perché da una parte c'è per esempio un operaio che soffre, ma dall'altra parte c'è gente che davvero, davvero ama tantissimo. E questo è uno dei pregi, sinceramente, della nostra società, e quello ho voluto mettere in risalto. Ve li presento, facciamo prima, vi presento queste 6 persone. La prima persona è Luca Molinari, così si chiama. È uno speaker radiofonico, figlio di una vita solo in apparenza serena e soddisfacente. Un mondo interiore carico di sfumature e riflessioni, e un grande desiderio nel cuore. Luca si presenta e dice così: mi chiamo Luca Molinari, ho 26 anni e nella mia vita non ho mai concluso un cazzo. Ho un microfono davanti, alla mia sinistra un computer che riproduce musica. In alto una luce flebile illumina la stanza e attorno mura bianche ricoperte da poster di cantanti passati da qui. Fuori è notte inoltrata. La luce spenta del neon conferma che per la diretta manca ancora qualche minuto. La radio, una delle poche cose belle della mia vita. Te ne stai lì tra quelle 4 mura, nessuno ti vede, nessuno ti fissa negli occhi, eppure la tua voce si fa spazio nel cuore della gente. E quando azzecchi la canzone giusta, il cerchio è chiuso, sei entrato nella loro vita, gli hai aperto uno spiraglio nel mondo dei ricordi. E quel pizzico di nostalgia crea un morso allo stomaco, ti senti un uomo realizzato, dura 3 minuti, il tempo di un accordo. Poi ci sono altre 2 persone, si chiamano Anna e Marco, queste 2 persone, sono 2 fidanzati. Anna si chiama Anna Salerno, da sempre la più bella, gli occhi di tutti su di lei, abituata a ricevere consensi e favori per la sua avvenenza. Coinvolta in una relazione carica di passione e folle di desiderio, sente pungere dentro le piccole crepe di una forte differenza caratteriale e di un vecchio sentimento sepolto sotto la cenere. Poi c'è Marco. Marco è romantico e innamoratissimo, il suo mondo agli occhi della ragazza che gli ha rubato il cuore e che lo fa sentire uomo più di quanto la vita non l'abbia ancora consacrato. Marco si presenta e presenta Anna in questo modo. Dice così: i suoi Sex and the City, i miei film noiosi e intellettuali, la sua colazione con latte freddo e una brioche, il mio caffè, il suo disordine impressionante, la mia maniacale pulizia, la sua pallavolo, il mio calcio, lei Milazzucchi, io Derek Zeman, i suoi capelli lisci, il mio brizzolato affascinante, le sue urla, le mie mani basse, le sue Marlboro rosse, le mie Winston blu, i suoi vaffanculo, i miei occipiti, il suo divano, la mia macchina, il suo letargo, i miei 1000 impegni, il suo arcobaleno, il mio bianco e nero, la sua bionda, media, senza schiuma e non troppo fredda, il mio gin lemon, con ghiaccio e senza la scorzetta di limone, le sue labbra, le mie dita mangiucchiate, la sua gonna larga, il mio jeans strappato, il suo essere anti-tecnologia, la mia internet dipendenza, i suoi libri di psicologia, i miei romanzi alternativi, le sue valigie, il mio zaino, i suoi sogni, i miei sogni, la sua classe, la mia classe, noi ritorniamo qui e ripartiamo da qui. Poi c'è un altro personaggio simpatico, perché si crede grande, fa un po' lo sboruni, però alle volte ha un vuoto nel cuore, si chiama Gino Garbini. La paura e la convinzione di non essere all'altezza delle sfide che la vita gli ha messo davanti,
con il cuore spento per un lavoro certo, ma alienante, e il dolore di una scelta che rimbomba ogni attimo nel suo silenzio interiore. E Gino l'ho presentato in questo modo. Nel viaggio in ascensore per raggiungere il parcheggio ero da solo. C'era uno specchio davanti a me, mal pulito, ai lati manati di grasso di gente burlona. Nonostante questo vedevo bene i miei occhi piantati su di me. Eccomi, Gino Carpini, 26 anni, operaio. Prendo questo posto perché sono figlio di operaio anch'io. Mio padre si è spaccato la schiena tra queste schede magnetiche per 40 anni. Insieme a 20.000 euro di liquidazione gli hanno rifilato un bel calcio nel culo come ringraziamento. Una postilla sul contratto del 71, però, dopo una battaglia sindacale durata un paio di anni, mi ha permesso di entrare in diritto al suo posto. Dovevo essere felice perché avevo un lavoro, perché ogni 27 del mese mi beccavo 1.200 euro lordi sul mio conto corrente, perché avevo un conto corrente in banca, perché quando quello del terzo piano mi salutava con buongiorno signor Garbini, io gonfiavo il petto entusiasta, eppure sentivo che mi mancava qualcosa. E a Gino mancava qualcosa, e poi leggendolo casomai capirete cosa. Ce n'è un altro poi di personaggio, si chiama Mario. Mario Sabatini, figlio di papà, abituato ad avere tutto ed a secondare il volere del padre in ogni cosa, senza però sentirla davvero come sua, apatico e demotivato, si guarda vivere dall'esterno. E Gino si presenta così. Ero il classico figlio di papà, servito, riverito, pagato e ringraziato per qualunque cosa facessi. In 26 anni e qualche mese non avevo accumulato un giorno, che sia solo uno, di lavoro. L'università era uno sport che nemmeno mi appassionava più di tanto. Era un semplice contentino per mio padre, che si riempiva la bocca delle cene di gala. Mio figlio va all'università, studia economia, vuole fare il commercialista. Come se intraprendere la sua strada fosse cosa obbligata. Padre commercialista e figlio obbligatoriamente commercialista. Ma dove? All'inizio questa cosa era piacevole, perché mi nascondevo dietro le sue mani di successo. Rimandavo ogni mia decisione, preferendo bivaccare alla bene e meglio. Ora però stavo cominciando a soffocare dentro quella casa, sentivo che mi mancava l'aria, volevo scappare, lontano. No, nemmeno tanto, bastava scappare via da lì. Poi Mario scappa e crea una situazione nell'evolversi del romanzo molto importante e diventerà anche il protagonista principale di questo romanzo. Chiudo con Cristina. Cristina è figlia di questa politica che ci ha ucciso praticamente a noi giovani, perché lei è una sindacalista part time, vive per suo figlio, nato da una relazione che poi l'ha abbandonata, carica di responsabilità e sola. Figlia di un rapporto amorevole e sicuro, con una madre iperpresente, non ha mai smesso di sperare che i suoi sogni potessero realizzarsi, nonostante la realtà dimostri continuamente il contrario. E Cristina l'ho presentata in questo modo. Ripartire senza di lui allo stato attuale è una probabilità troppo distante per me. Insieme siamo cresciuti, insieme abbiamo condiviso praticamente tutto, dalle cose più insignificanti a quelle più grandi, come la nascita di un figlio. Nino è giunto così, senza improvviso, senza che nessuno dei due fosse realmente pronto a ciò a cui si stava andando incontro. Invece di affrontare la situazione, lui ha preferito girarsi di spalle e andarsene, lasciandoci così, soli. Io senza un uomo da amare e Nino senza un padre. Lo dovrei odiare con tutta me stessa, dovrei fidarmi delle chiacchiere di mia madre, che in lui ha sempre visto una persona inaffidabile, mai capace di pensare a se stesso, figuriamoci a crearsi una famiglia o a pensare a una moglie e un figlio. Dovrei fidarmi delle chiacchiere delle amiche, che lo hanno soprannominato lo stronzo. Dovrei, appunto, ma non ci riesco, è più forte di me, mi manca tanto. E poi si capirà, leggendolo, a chi e cosa mancherà tanto a Cristina. Questi sono i sei personaggi di E da qui, questo romanzo che vi propongo e spero vi piaccia davvero tanto.